Buonasera, benvenuti in diretta all'altezza statico di Via Francia a Entrani. È il giorno del match che vale l'accesso alla Serie D per la Technical Sport Massafra e l'Avis Basket Trani. Quinta giornata della pool promozione girone B, che vede di fronte le prime due forze del girone, quelle che si giocheranno, come già detto, l'accesso alla promozione in Serie D. È tutto pronto, gli uomini di coach Polucci e gli uomini di coach Amoruso si sfideranno quest'oggi, 40 minuti intensi, quelli che si vivranno qui a Trani. Ci si decide una stagione, ci si decide un campionato. La corazzata massafrese, 10 vittorie su 10 in trasferta, 21-1 il record tra regular season e playoff. D'altro canto i padroni di casa 9-2 in casa in questa stagione, comprendendo regular season e playoff. Passiamo subito alla presentazione dei quintetti per la Technical Sport Massafra: il numero 5 Semeraro, il numero 11 Morolla, il numero 15 Mansueto, il numero 9 Delle Noci e il numero 8 Paolo Ravioli. Per l'Avis Basket Trani, il numero 88 Di Donna, il numero 69 Savino, il numero 4 Amoruso Roberto, il numero 1 Donato Francesco. Palla 2 alzata dall'arbitro Mazzilli, possesso subito per Trani, palla per Di Donna, attacca subito il lato sinistro, poggia in post basso per Savino, Savino sotto, sbaglia da sotto, c'è il rimbalzo di Mansueto, palla nelle mani di Ravioli che attacca. Adesso si sposta in punta, chiama il gioco offensivo della tecnica, il doppio blocco sfruttato a riccio da Semeraro dal jumper dalla media. Primo ferro e non va, rimbalzo di Donato. Palla nelle mani di Roberto Amoruso, dirige lui le operazioni d'attacco del Trani. Sfrutta il doppio blocco. Va fino in fondo, il numero 4 e realizza. Primo vantaggio è per i padroni di casa, subito in avanti la technical. Delle Noci per Massimo Mansueto, palla sotto per Alessandro Morolla. Giro e prende un fallo del numero 14, capitano Andrea Amoruso. Va in lunetta subito il miglior realizzatore della technical. Ricordiamo 20 punti di media in questa stagione per il numero 11 Bianco Rosso. Va in lunetta con i primi due tentativi. Sbaglia il primo, il numero 11. Sbaglia anche il secondo di un non nulla, rimbalzo conquistato da Amoruso. E lui a chiamare il gioco offensivo dei padroni di casa. Doppio blocco sfruttato da Di Donna, attacca subito in penetrazione, lo scarico è buono per Amoruso. C'è una buona difesa di Mansueto e contropiede. Semeraro va in contropiede sul lato sinistro, attacca e si arresta dalla media. Rimbalzo che non va, c'è il rimbalzo che premia l'Avis Basket Trani. Troppa confusione e troppa fretta per i padroni di casa. Rimessa conquistata dal Trani e subito c'è l'attacco affidato ad Amoruso Roberto. Sfrutta il blocco di Savino e di Donato, attacca, la palla arriva in post basso a Savino che lo attacca benissimo sul primo passo, ma sbaglia da due passi, rimbalzo, palla nelle mani di Ravioli. Sfrutta il blocco portato da Massimo Mansueto, la gira sull'altro lato per Delle Noci, attacca, si arresta dalla media, primo ferro. Troppa fretta in attacco per il momento per la technical. Di Donna è già nella metà campo offensiva, buona difesa di Paolo Ravioli e c'è un fallo fischiato al numero 69 dell'Avis Trani, Savino. Ravioli a portare palla per la technical. Palla girata per Semeraro, palla punta per Mansueto che prova dalla lunga, realizza il capitano biancorosso e sono i primi tre punti per la technical. 8 minuti da giocare, 2-3 Amoruso, palla nelle mani di Savino. Savino ancora, riceve lontano da canestro ma viene marcato da Mansueto, c'è un fallo fischiato al numero 15 della Technical Sport. E c'è la rimessa da fondo affidata nelle mani del Trani. Si incarica Roberto Amoruso. La palla girata fuori per Di Donna sul lato sinistro, prova ad attaccare Ravioli, sfrutta il blocco di Savino. La palla viene rigirata al numero 69 che prova dalla lunga, realizza il numero 69, riporta in vantaggio l'Avis Trani, 5-3, palla nelle mani di Ravioli, girata a Semeraro,
palla sopra per in punta per Morolla, rigira per Semeraro che attacca uno contro uno e va a realizzare un facile sottomano il numero 5. Impatta subito la technical, palla nelle mani di Didonna. Sfrutta il riccio Amoruso che va fino in fondo e c'è un fallo di Morolla. Andrea Lunetta per due tiri liberi aggiuntivi, il numero 4 del Trani. Partita molto forte la compagine di casa che non vuole mollare il sogno promozione. Ricordiamo la technical capolista del gruppo B con 8 punti, 6 punti invece quelli del Trani. Il Lunetta Amoruso realizza il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Morolla, apertura rapida per Semeraro sul lato sinistro. Predica calma e chiama lui il gioco offensivo. Prova Andrea da Semeraro dalla lunga, non va. Sbaglia, rimbalzo del Trani, palla nelle mani di Didonna. Si sposta sul lato sinistro il numero 88, chiama a sé Savino per un pick and roll, raddoppio in angolo di Ravioli. Ottima palla recuperata dalla technical. Palla affidata di nuovo a Ravioli, palla girata per Delle Noci che si arresta dalla lunga, è un airball il tiro del numero 9. Semeraro ha provato a riconquistare il pallone ma non è riuscito nel tentativo di tenere vivo il gioco. Palla nelle mani del Trani, Donato appoggia Roberto Amoruso. Palla girata sul lato sinistro per Didonna, c'è il fallo di Ravioli. 5-21 da giocare, 6 per l'Avistrani, 5 per la technical. Apparsa un po' contratta in questa prima metà del primo quarto, rimessa nelle mani dell'Avis Basket Trani. Si incarica il capitano Andrea Amoruso. Palla girata per il numero 4 Roberto Amoruso che attacca il fondo, serve Savino dalla media, spara il jumper, rimbalza di Donato Francesco, ancora un altro jumper e realizza Andrea Amoruso, è più 3 per l'Avistrani. Palla nelle mani di Ravioli in punta, la gira per Delle Noci che attacca bene il fondo, c'è un fallo credo fiscato al numero 1 Donato Francesco, infatti è così, fallo rimessa da fondo per la technical. Palla nelle mani di Morolla dalla lunetta, tutto lo spazio del mondo per realizzare. Accorcia adesso con le mani del numero 11. Subito Trani in attacco, palla nelle mani di Didonna sul lato destro, appoggiata in punta al pivot Savino. Sarà il duello dell'incontro questo con Massimo Mansueto, c'è il fallo del numero 15. Del primo fallo del capitano della technical, va in lunetta il numero 69 Savino per due tiri liberi. Realizza il primo il numero 69. Sbaglia il secondo, c'è il rimbalzo di Morolla, apertura per Ravioli, subito per Delle Noci che prova ad attaccare in uno contro uno, va fino in fondo il numero 9, pareggia i conti la technical, 5-30, siamo 9 pari, è una partita intensissima, degna di un match valido per la promozione. Attenzione Amoruso, sfrutta subito il blocco, un grandissimo uno contro uno, va fino in fondo il numero 4 e realizza il più 2, palla nelle mani di Ravioli. Sfrutta lato sinistro per Delle Noci che incassa un fallo. Il fallo credo sia del numero 14 Amoruso. Pronto un cambio. Esce il numero 14. Andrea Amoruso, entra il numero 51 Tiani Francesco. Out. Rimessa affidata a Delle Noci, palla in post basso per Mansueto, attacca il capitano, la gira per Andrea Semeraro che va fino in fondo, un retroschiena per Massimo Mansueto, in allontanamento sbaglia, il rimbalzo premia l'Avistrani.
per un tocco decisivo di Morolla. Palla di nuovo nelle mani di Amoruso, si sposta sul lato sinistro, prova ad attaccare, si arresta dalla media, è un airball, prova a recuperare il pallone Trani ma non ci riesce, rimessa da fondo per la Technical Sport Massafra, batte la rimessa da fondo delle noci, palla nelle mani di Ravioli in veste di play, chiama il gioco offensivo della Technical, sfrutta il blocco Semeraro che è libero di ricevere, sparare dalla lunga, primo ferro non va, c'è il rimbalzo di Ravioli, la gira fuori per delle noci, di nuovo fuori per Semeraro, gioca un gioco a due con Mansueto, viene fermato, raddoppiato, c'è lo scarico ma la palla viene persa dalla Technical, contropiede del Trani va fino in fondo, il canestro di Tiani è il più 4, 4 e 10 da giocare, 13-9 sul cupo del cambio per la Technical, pronti con Forti e Sottile, intanto Ravioli sposta la palla per Semeraro, la gira per Morolla, si gioca l'uno contro uno, semicaccio sinistro, la palla entra in un non nulla, il possesso premia la Technical, doppio cambio, escono Semeraro e Ravioli, entrano Sottile e Alfredo Conforti, rientra Amoruso nel Lavistrani, esce il numero 4 Roberto Amoruso, rimessa battuta da Sottile, la palla arriva sotto per Massimo Mansueto, lo scarico è lunghissimo per Alfredo Conforti, infrazione di campo fischiata alla Technical Sport e possesso recuperato da Trani, minuto di sospensione chiesto da Polucci, 3.48 da giocare in questo primo quarto, il Trani è in vantaggio 13-9, 50 secondi e si riparte subito col gioco. Terminato il minuto di sospensione chiesto da coach Polucci, la palla è di nuovo nelle mani dell'Avis Basket Trani, si incarica della rimessa il numero 51 Tiani Francesco, rimessa in gioco in questo momento, la palla nelle mani di Didonna, sfrutta il blocco e spara dalla lunga, il numero 88 non va, c'è il rimbalzo offensivo di Andrea Moruso, palla di nuovo nelle mani di Didonna sul lato sinistro, chiama il gioco a due con Savino, viene intasata l'aria, girata di nuovo fuori per Savino che prova ad attaccare Mansueto, attacca, la gira di nuovo fuori, di nuovo dalla lunga Trani, il tiro non va, c'è il rimbalzo di Mansueto, palla nelle mani di Conforti adesso sul lato destro, sfrutta il blocco di Morolla, va in attacco dal lato sinistro, ci prova, c'è il rimbalzo di Morolla e la palla viene riconquistata dalla Technical dopo una deviazione decisiva di Donato Francesco, c'è un cambio tra le fila del Trani, esce il numero 1 Donato Francesco, entra Tiani Pasquale per l'Avis Basket Trani, rimessa affidata alle mani di Sottile, girata fuori in punta per Conforti che sfrutta il blocco di Morolla, la gira per Massimo Mansueto, prova col gioco a due, subisce il fallo il numero 15 della Technical, Candrè Lunetta con due tiri liberi aggiuntivi, c'è un nuovo cambio per l'Avis Basket Trani, esce il numero 88 di Donna, rientra in campo il numero 4 Amoruso Roberto, Lunetta adesso va Mansueto con i due tiri liberi, sbaglia il primo,
numero 15 della Technical Sport. Realizza il secondo il capitano biancorosso, rimessa battuta e palla nelle mani di Amoruso, si sposta in punta e sfrutta il blocco di Savino, la gira fuori per Tiani Francesco, prova ad attaccare, va fino in fondo il numero 51, non va, c'è il rimbalzo conquistato da Trani, Savino realizza sul rimbalzo offensivo ed è più 5. 15-10 a 2.35 da giocare nel primo quarto. Conforti gira in angolo per Delle Noci, Morolla in punta, serve Sottile sul lato destro, Sottile prova ad attaccare, la gira fuori per Conforti, Conforti grande palla per Morolla che realizza il punto del 15-12, gioco momentaneamente fermo, c'è un cambio. Per l'Avis Basket Trani, ricordiamo il punteggio 2-17 da giocare in questo primo quarto, 15 per i padroni di casa, 12 per la Technical Sport. Amoruso Roberto si sposta sul lato sinistro, sfrutta il doppio blocco, la gira in post basso per Savino che affronta in uno contro uno il post basso Massimo Mansueto, c'è un fallo fischiato al numero 15 della Technical, suo secondo fallo, è pronto il cambio. Esce proprio il numero 15 biancorosso Massimo Mansueto, rientra col numero 5 Andrea Semeraro tra le fila della compagine di coach Polucci. Il lunetta adesso ci va ancora una volta, Savino 11 punti di media in questa stagione tra regular season e playoff, sbaglia il primo tiro libero il numero 69. Realizza il secondo e c'è un cambio, nuovo cambio per Trani, esce proprio Savino, entra il numero 28 Martinelli, Conforti a dirigere le operazioni d'attacco della Technical, palla girata per Delle Noci, sfrutta il blocco, Delle Noci ancora, aspetta il blocco di Morolla, prova ad attaccare, va a prendersi un fallo che non arriva, c'è il rimbalzo dell'Avistrani, lancia il contropiede ma viene fermato Amoruso dalla lunghissima, prova primo ferro e non va, rimbalzo di Sottile perso, Trani aggressiva al ferro in questo primo quarto, riconquista un altro rimbalzo, palla nelle mani di Amoruso, c'è un fallo e del numero 4 Alfredo Conforti. Andrei lunetta, l'Avistrani, visto il bonus, e c'è un cambio, esce Tiani Francesco, rientra col numero 88 di Donna. Il lunetta, il numero 4 Roberto Amoruso. Sbaglia il primo tiro il numero 4. Sbaglia anche il secondo, c'è il rimbalzo conquistato da Morolla, parte il contropiede la Technical con Delle Noci che si arresta da tre, non va il tiro, c'è il rimbalzo, parte il contropiede il Trani con Amoruso Roberto, va fino in fondo e non va il tiro, c'è un fallo fischiato al numero 5 Andrea Semeraro e altri due tiri liberi in arrivo per Trani. Ricordiamo il punteggio, 1-10 da giocare in questo primo quarto, 16-12 per i padroni di casa. Nuovo viaggio in lunetta per il numero 4, Roberto Amoruso. Sbaglia di nuovo il primo tiro libero, il numero 4 del Trani. Realizza il secondo, 17-12 per i padroni di casa. Per la prima volta in stagione la Technical è in questo momento in piena difficoltà. Conforti, palla girata a Delle Noci, Sottile, di nuovo per Semeraro, la palla arriva a Morolla, la gira di nuovo fuori per Conforti,
Conforti prova dalla lunga, primo ferro non va, c'è il rimbalzo di Semeraro, chiuso in angolo e c'è la rimessa conquistata dalla Technical. 44 secondi da giocare. Rimessa affidata alle mani di Semeraro. C'è un fallo fischiato al numero 88 di Donna sulla rimessa e saranno due tiri liberi per il numero 4 Alfredo Conforti. Realizza il primo tentativo numero 4 della Technical. Sbaglia il secondo, ma c'è un rimbalzo che premia la Technical Sport Massafra. 40 secondi da giocare in questo primo quarto, 17-13, possesso nelle mani della Technical, rimessa dalla laterale, affidata a Sottile che gira per Conforti. Blocco, portato la parola. Attacca Conforti il centro, alza la parabola, non va. C'è un rimbalzo conquistato da Trani, palla riaffidata da Moruso. 27 secondi restanti in questo primo quarto. Sul lato destro a Moruso, chiama Setiani, prova il gioco a due, la palla viene girata proprio a Tiani che attacca Morolla, si arresta dalla media, secondo ferro e non va, rimbalzo Technical, spinge Conforti il contropiede, viene fermato e il possesso premia a Trani. 8 secondi rimanenti in questo primo parziale di gioco. Rimessa già battuta, palla nelle mani del numero 15 che si arresta dalla media, prende e realizza. Termina qui il primo quarto di gioco. Lavi Strani è in vantaggio dopo i primi 10 minuti di gioco, 19-13, un minuto di pausa e ripartiamo subito con il secondo quarto di gioco. Terminata la pausa qui al tenso statico di Via Francia in Trani, sta per ripartire il secondo quarto di gioco fra la Technical Sport Massafra e l'Avi Strani. Un primo quarto che ha visto una grande aggressività da parte della compagine di casa, che sta disputando un ottimo match sinora. Sottotono l'attacco biancorosso in questo momento. Rimessa affidata a Semeraro, palla nelle mani di Ravioli, appena rientrato in campo Semeraro. Appoggia a Conforti, la palla nelle mani di Morolla, c'è un fallo fischiato al numero 15 Tiani. Rimessa a fondo affidata alla Technical Sport, palla nelle mani di Conforti. C'è un fallo in attacco fischiato al numero 8 Paolo Ravioli sulla rimessa da fondo. Palla recuperata da Lavi Strani, rimessa affidata alle mani del numero 0 Todisco. Di Donna, Todisco sul lato sinistro. C'è un fallo in attacco adesso fischiato a Lavi Strani e credo che sia del numero 28 Martinelli.
e possesso quindi recuperato ancora una volta dalla tecnica Sportman Safra. Conforti si carica della rimessa, la gira subito a Paolo Ravioli. Palla girata nelle mani di Conforti, in punta per Sottile, palla per Semeraro sul lato sinistro, sfrutta il blocco di Morolla, va fino in fondo il numero 5 e subisce il fallo del numero 15 Tiani. Andrea Lunetta il numero 5 con due tiri liberi aggiuntivi. C'è un cambio, esce il numero 15 Tiani, entra il numero 69 Savino tra le fila dell'Avistrani, va Lunetta in questo momento, andrà Semeraro. Corto il primo tentativo del numero 5. Sbaglia anche il secondo. C'è un fallo. Credo fischiato al numero 11 Alessandro Morolla della Technical. Momentaneamente interrotto il gioco dal tavolo per un problema al cronometro presente qui al tensor statico di Via Francia. Risolti i problemi del cronometro qui presente al tensor statico, 9:20 da giocare in questo secondo quarto, 19:13 per l'Avistrani. Savino attacca Martinelli in post basso, con il gancio sinistro realizza i primi due punti del Trani in questo secondo quarto. Ravioli, palla nelle mani di Conforti sul lato sinistro, appoggia a Morolla, girata per Semeraro, palla affidata a Sottile che attacca Martinelli, serve benissimo Morolla, comodo l'appoggio del numero 11 e meno 6 Technical adesso. Palla nelle mani di Didonna, sfrutta il blocco di Savino e di Martinelli, si sposta sul lato destro, palla nelle mani proprio di Savino, viene raddoppiato e palla recuperata, lanciato il contropiede la Technical, Sottile, la palla per Ravioli, c'era un fallo prima. C'è un fallo prima del numero 16 Pellegrino sul terzo tempo di Ravioli, è rimessa da fondo nelle mani della Technical. Rimessa affidata alle mani del playmottolese Conforti. Palla girata per Sottile, possesso ancora nelle mani della Technical. C'è un cambio tra le fila dell'Avistrani. Rientra Andrea Moruso, esce il numero 16 Pellegrino. Palla nelle mani di Conforti per Paolo Ravioli, girata per Sottile che attacca benissimo e c'è un fallo del numero 69 Savino sul tentativo di penetrazione di Sottile. Andrea Lunetta il numero 13 della Technical con due tiri liberi aggiuntivi. Minuto di sospensione chiesto da coach Amoruso del basket Trani, 8:24 da giocare in questo secondo quarto, è incandescente qui il clima al tensor statico di Via Francia, 21 Avistrani, 15 Technical Sportman Safra. Leggermente più obiettivi, leggermente.
Terminato il minuto di sospensione chiesto da coach Amoruso, si ripartirà con i due tiri liberi affidati a Gianfranco Sottile per la Technical Sport Massaro. Sbaglia il primo tiro libero il numero 13 della Technical. Realizza il secondo Sottile, c'è il cambio, entra Piero Bulfaro, esce Alessandro Morolla tra le fila della Technical Sport Massafra. Rimessa di Savino affidata a Di Donna, e lui adesso il play del Trani in punta, chiama il gioco offensivo della squadra di casa, gira sul lato sinistro per Amoruso, la palla nelle mani di Di Donna dalla lunga, spara, realizza con un po' di fortuna il numero 88. Riallunga Trani sul più 8, Ravioli. Palla tra le mani di Semeraro, che attacca, la scarica per Sottile, che riattacca in aria, nuovo scarico per Conforti, attacca il centro, va fino in fondo il numero 4, ma viene fermato da Savino. Riparte il Trani sul lato sinistro con Di Donna. Di Donna la gira sull'altro lato per Amoruso, c'è il possesso recuperato da Trani e il fallo del numero 14 Amoruso. Cambio, e c'è Tiani Francesco sul cubo del cambio. Esce proprio l'autore del fallo, il capitano Andrea Amoruso, entra proprio Tiani e va in lunetta. Gianfranco Sottile ha già esaurito il bonus. Lavi Strani in 7 minuti e 35 da giocare. Sottile realizza il primo tiro libero intanto. Realizza anche il secondo, il numero 13 della Technical. 24 Trani, 18 Technical Sport Massafra. 7:30 da giocare, Di Donna. C'è un'infrazione di passi del numero 88 del Trani. Palla persa malamente dai padroni di casa. È rimessa già battuta da Semeraro, palla nelle mani di Ravioli, si sposta sul lato sinistro per Conforti, prova ad attaccare il numero 4, la gira fuori per Sottile, Bulfaro in angolo, c'è Ravioli, è solo alla licenza dalla lunga, accorcia la Technical con l'esperienza di Paolo Ravioli in un amen, è 24-21, palla nelle mani di Di Donna che scivola malamente, contropiede di Conforti, da fine il punto realizza, meno uno, 24-23, è un pandemonio il gol del pezzo statico di Via Francia, palla nelle mani di Di Donna, la girata per Savino, c'è il fallo del numero 16 Piero Bulfaro, sul numero 69 Savino, c'è un cambio, esce il numero 0 Todisco, entra il numero 4 Roberto Amoruso, tanti cambi e tanto fiato a disposizione per coach Amoruso in quel di Trani, tanto c'è un coach di diavolo fra l'arbitro e proprio il coach dell'Avi Strani, richiamo ufficiale infatti proprio per la panchina dell'Avi Strani, è rimessa da fondo affidata di Donna. Palla girata fuori subito per Di Donna, prova dalla media, il tiro non va ma il rimbalzo è facile facile per Martinelli, nuovo allungo della Davi Strani, 26-23, 5:30 da giocare in questo secondo quarto, Ravioli per Conforti, gira in punta per Sottile, palla per Semeraro che attacca benissimo, sbaglia lo scarico per Ravioli, gran difesa di Tiani che allarga per Savino, attacca bene ma c'è la palla recuperata per contropiede della Technical, c'è un fallo in attacco fischiato a Semeraro, è un pandemonio qui al terzo statico di Trani, il canestro non è stato convalidato a Conforti,
fallo in attacco fiscato al numero 5 della tecnica, l'Andrea Semeraro. Tanto proteste tra delle noci, tra coach Polucci e l'arbitro per il contatto in precedenza, visto in precedenza. Si ripartirà dunque da una rimessa da fondo per Lavistrani, richiamo ufficiale anche per la panchina della Tecnica Sport. Rimessa battuta da Martinelli e palla nelle mani di Amoruso. Palla nelle mani di Didonna sul lato sinistro dell'attacco del Trani. La gira fuori per Amoruso Roberto, raddoppiato. Va fino in fondo il numero 4 e realizza. Riallunga Trani sul più 5. Conforti. Già sul lato sinistro, sfrutta il blocco di Bulfaro. Attacca la gira fuori per Sottile. Prova ad attaccare, la gira fuori per Ravioli ancora, dall'angolo. Realizza il numero 8. Tiene a contatto la tecnica, le meno 2 adesso. Amoruso. Attacca il numero 4. Viene raddoppiato e palla recuperata da Conforti. Lanciato il contropiede contro Tiani. Retroschiena, palla per Sottile. Palla per Semeraro, sbaglia da due passi, c'è il rimbalzo di Sottile, la partita si sta incattivendo sotto le plance, molto nervosismo. Fallo fiscato al numero 52 e c'è un minuto di sospensione chiesto da coach Polucci. 5-12 da giocare in questo secondo quarto incandescente, 28-26 per Lavistrani, contate 50 secondi e ripartiamo. Terminato il minuto di sospensione e si avandrà il lunetto ancora una volta Gianfranco Sottile. Realizza il primo tiro libero, il numero 13 della Technical. Realizza anche il secondo, il numero 3. Realizza anche il secondo, il numero 13 della Technical. È pareggio, 5-12 da giocare in questo secondo quarto, 28 pari, cambio. Tra le file del Trani esce Didonna, rientra Martinelli. Rimessa battuta da Savino e palla nelle mani di Roberto Amoruso. Si sposta in punta il numero 4 del Trani. La gira sul lato sinistro. Palla sotto le plance per Savino. Raddoppiato, Donato. La gira per Tiani Francesco che si alza dalla media, sbaglia. Il possesso viene recuperato da Trani. C'è un cambio adesso per la Technical. Esce l'ottimo Gianfranco Sottile, entra capitan Massimo Mansueto. Rimessa affidata da Amoruso Roberto, la palla arriva sotto ma viene recuperata da Conforti e c'è un altro fallo dell'Avistrani, fischiato al numero 16 Pellegrino e lunetta ci va Alfredo Conforti. Realizza il primo tiro, il numero 4 della Technical. Questo vuol dire primo vantaggio di questo match per la compagine massafrese. Realizza anche il secondo, è 30-28, 4-50 da giocare, 28 che attacca, 30 che difende. Amoruso Roberto si sposta sul lato sinistro, sfrutta il blocco di Savino, scivola e la palla viene recuperata da Donato. Palla nelle mani di Pellegrino che sbaglia, ma il rimbalzo c'è, recuperato da Trani. Numero 4. Interrotto momentaneamente il gioco per il terreno scivoloso dopo la caduta di Amoruso Roberto. Massafra ha saputo rialzare la testa con due triple pesanti dall'angolo destro di Paolo Ravioli, ma soprattutto un'ottima difesa in questo secondo quarto.
tanto lavoro sporco ha prodotto tanti punti dalla lunetta, tanti viaggi dalla lunetta che stanno per il momento indirizzando il match in favore della squadra di coach Polucci. Si ripartirà con una rimessa laterale affidata al numero 16 Pellegrino. Si attende. Termine. Rimessa affidata a Pellegrino. Palla nelle mani di Amoruso che sfrutta il blocco di Donato, si arresta dalla media. Secondo ferro, il tiro non va, c'è il rimbalzo di Mansueto. Ravioli per Conforti. Palla girata per Mansueto, a spazio dalla lunga, non va il tiro del capitano Massafrese, rimbalzo di Pellegrino. Palla nelle mani di Amoruso, parte il contropiede, Savino riceve lontano da canestro contro Bulfaro, sfrutta, realizza sul rimbalzo offensivo, pareggia di nuovo Trani, 30 pari, 3.52 da giocare in questo secondo quarto. Ravioli, la gira per Delle Noci. La palla sotto per Mansueto in post basso, prova a giocarsi l'uno contro uno, lo scarico per Conforti, ha tanto spazio, sbaglia, il rimbalzo viene conquistato da Piero Bulfaro che subisce un fallo del numero 1 Donato Francesco e Andrea Lunetta per due tiri liberi, il numero 16 biancorosso. Altro cambio per Trani, rientra Di Donna e riesce Roberto Amoruso. Sbaglia il primo tentativo il numero 16 Bulfaro. Realizza il secondo. 31-30 e 3-30 da giocare. Di Donna in punta. Chiama il nuovo gioco offensivo del Trani. Palla nelle mani di Pellegrino. La palla arriva sotto, ma c'è un fallo di Bulfaro sulla palla ricevuta da Savino in post basso. E ci saranno due tiri anche per il numero 69 Savino. Realizza il primo, il pivot del basket Trani. Realizza anche il secondo, il numero 69, rimessa affidata a Massimo Mansueto. Palla nelle mani di Ravioli. Conforti sul lato destro, molto alto, riceve Mansueto in punta, attacca e rischia la stoppata che arriva da Savino, contropiede Contiani Francesco. Di Donna, palla in post basso per Savino, non ci arriva nessuno, palla per Satrani e rimessa a fondo per la Technical. Ravioli si incaricherà della rimessa da fondo e la gira a Conforti. Delle Noci prova ad attaccare uno contro uno Chiani, si arresta dalla media e c'è un fallo in attacco fischiato al numero 9 Delle Noci. C'è un cambio per la tecnica, esce Conforti e Andrea Semeraro. Messa da fondo affidata a Donato che appoggia la palla di Donna. Sfrutta il blocco Pellegrino che scivola e perde il pallone, infrazione di campo per Lavistrani. C'è un minuto di sospensione chiesto da coach Polucci. Vi ricordiamo il punteggio, 2.38 da giocare in questo secondo quarto. Technical 31, Avis Basket Trani 32. Thank you.
terminato il minuto di sospensione, il possesso sarà nelle mani della Technical Sport Massafra dopo l'infrazione di campo. Rimessa laterale affidata a Semeraro. Gioco che riprenderà in questo momento, rimessa battuta da Semeraro e palla nelle mani di Ravioli. Palla affidata a Semeraro. Prova a girare la palla, lo scarico è per Bulfaro, lo scarico di nuovo per Semeraro, la rigira fuori Ravioli. Dall'altro angolo sbaglia il tiro dalla lunga. C'è il rimbalzo di Donato e fallo in attacco. Fischiato al numero uno del Trani, Donato Francesco. Palla recuperata dalla Technical dopo un tentativo sbagliato da Paolo Ravioli. Rimessa da fondo affidata proprio a Semeraro. Bulfaro non riesce a ricevere, deviazione sporcata da Savino, nuova rimessa da fondo affidata a Semeraro. Batte subito per Delle Noci, riceve in angolo, la palla è per Mansueto, il post basso contro Savino, il numero 15 se la gioca, ma c'è il tentativo stoppato da Savino, rimbalzo di Donato e palla di nuovo tra le mani di Didonna, che si sposta subito sul lato destro e sfrutta il doppio blocco classico di Donato e Savino. Savino riceve sotto e realizza il più 3 dell'Avistrani, 34-31 in favore dei padroni di casa. Palla di nuovo nelle mani di Ravioli. Delle Noci sul lato destro, riceve Bulfaro, la gira per Semeraro dalla lunga, subisce il fallo dell'Avistrani e Semeraro avrà 3 tiri liberi per poter impattare il punteggio. Fallo fischiato al numero 15 Tiani Pasquale. Continua un concidiabolo tra il numero 15 e l'arbitro. Il Lunetta adesso si presenta a Semeraro per 3 tiri liberi. Sbaglia il primo, il numero 5 della Technical. Realizza il secondo. Realizza anche il terzo, Semeraro, meno 1, 34-33 e 1-35 da giocare in questo infinito secondo quarto di Donna. La gira, prova dalla lunga, il Trani realizza, il numero 16 Pellegrino ricaccia fuori la Technical e sono di nuovo 4 i punti di vantaggio. Ravioli per Delle Noci, per Passimo Mansueto in punta, prova ad attaccare Savino, va fino in fondo il numero 15, realizza con un comodo appoggio, 37-35, ancora Trani già nella propria metà campo. C'è un fallo di Bulfaro che chiede la palla contesa e ci sono 2 tiri liberi, sta per entrare Leo Mansueto per la Technical. Esce proprio Piero Bulfaro, entra Leonardo Mansueto, 2 tiri liberi per il Trani affidati al numero 16 Pellegrino. C'è un altro cambio, esce Tiani Francesco, entra di nuovo Roberto Amoruso per l'Avistrani. Pellegrino realizza il primo tiro libero dei due a propria disposizione. Realizza anche il secondo, restano 4 i punti di vantaggio, ultimo minuto in arrivo, 39-35 per l'Avistrani. Semeraro prova ad attaccare subito, la palla girata fuori per Leonardo Mansueto, Massimo Mansueto fa saltare Savino, scivola Ravioli, Leonardo Mansueto attacca, va fino in fondo ma viene stoppato da Savino, contropiede con Didonna, attacca a tutta velocità, la palla arriva a Donato, la gira di nuovo fuori, Amoruso da 3, realizza il numero 4, allunga più 7 Trani, 42-35, 27 secondi rimasti in questo secondo quarto.
palla girata per Delle Noci. Delle Noci si arresta dalla media, sbaglia, rimbalzo affidato di Donna, c'è l'ultimo possesso di Donna, la gira per Savino, di nuovo per Pellegrino, di Donna spara dalla lunga, è un airball. Finisce così il primo tempo di gioco qui al terzo statico di Via Francia Intrani, 42-35 per i padroni di casa. Pausa lunga, ci rivediamo fra 10 minuti per il secondo tempo di gioco fra Basket Trani e Technical Sport Massafra. Terminato l'intervallo qui al terzo statico di Trani, ricordiamo il punteggio, Trani in vantaggio 42-35. Partita molto nervosa nel secondo quarto, ma i padroni di casa con una grande aggressività in difesa sono in vantaggio. Riparte il gioco, palla nelle mani di Donna, la gira fuori per Pellegrino, rigira per Donna che attacca, va fino in fondo lo scarico, c'è il rimbalzo recuperato da Semeraro, il contropiede, palla nelle mani di Sottile che sciupa via il contropiede, palla persa della Technical Sport in questo inizio di secondo quarto. Vi elenchiamo subito i quintetti per Trani: Amoruso, Di Donna, Pellegrino, Tiani e Savino. Per la Technical Sport Semeraro, Conforti, Sottile, Morolla e Mansueto. Amoruso attacca, Savino allarga tutta per Pellegrino che pesta la linea di fondo, rimessa affidata alla Technical, nuova palla persa anche per Trani. Sottile batte la rimessa e palla affidata a Conforti. Chiama il gioco offensivo della Technical, sfrutta il blocco Semeraro, la gira per Mansueto in punta, riscarico per Semeraro che prova ad attaccare ma viene fermato dal numero 4. Conforti prova a tirare dalla lunga, è un tiro che va lunghissimo, rimbalzo conquistato da Altrani. Riparte la squadra di casa con Amoruso, palla per Savino che prova ad attaccare, sbaglia da sotto, c'è il rimbalzo di Morolla. Conforti viene raddoppiato, supera agevolmente il raddoppio, lo scarico è per Sottile e c'è una nuova palla persa della Technical. Rimessa laterale affidata al Trani con Di Donna che batte per Amoruso, di nuovo per Di Donna in punta, chiama il nuovo gioco offensivo del Trani, palla girata per Pellegrino. Savino in post basso, la gira per Amoruso che prova ad attaccare, sfrutta il blocco, Morolla ottima difesa sul gioco a due con Tiani, contropiede, Semeraro va fino in fondo, non realizza per un non nulla il numero 5 della Technical e ci saranno due tiri liberi per il numero 5 della Technical. Sbaglia il primo Semeraro, correzione, il fallo del numero 4 Amoruso è un fallo antisportivo, quindi due tiri liberi e possesso affidati alla Technical. Realizza il secondo tiro libero Semeraro che si incaricherà della rimessa laterale, battuta in questo momento e palla nelle mani di Conforti, la gira per Mansueto, la palla arriva sotto per Morolla che prova, subisce il fallo, il canestro non è valido del numero 11 della Technical Sport, si ripartirà con una rimessa da fondo, anzi laterale, pardon, per la Technical Sport. La ribatte Semeraro, la gira subito per Conforti, parte il gioco a due con Morolla, lo scarico è per Sottile, fa saltare la palla sotto per Morolla, va con il semicalcio adesso e realizza, 42-38, ricuce lo strappo la Technical in questi primi due minuti del terzo quarto. Di Donna sfrutta il gioco classico col doppio blocco, palla nelle mani di Savino e solo, va fino in fondo e realizza due punti facili, 44-38 adesso, palla nelle mani di Conforti,
palla nelle mani di Semeraro in punta, spara da tre, non va, rimbalzo di Savino, palla nelle mani di Amoruso, c'è il fallo di Andrea Semeraro, è rimessa laterale in favore del Trani. Di Donna appoggia per Amoruso che si incarica del nuovo gioco offensivo, doppio blocco sfruttato e si sposta sul lato sinistro, palla nelle mani di Savino che attacca, viene raddoppiato, la palla nelle mani di Amoruso che spara dalla lunga, primo ferro, rimbalzo di Sottile, riparte il contropiede della Technical, la palla facile facile per Semeraro, realizza due punti numero 5 e 44-40, è già in attacco Trani. Savino la gira per Di Donna, prova a sfruttare il gioco a due, viene raddoppiato, la palla è fuori per il numero 69, si attacca facile e c'è un fallo, credo del numero 15, Mansueto. Tecnico fischiato al numero 16, credo, del Trani. C'è un doppio tecnico fischiato, uno alla panchina del Trani e uno al numero 16 Pellegrino, e il fallo commesso da Massimo Mansueto. C'è un minuto di sospensione chiesto proprio dal Trani, questo momento di confusione, 5 e 45 da giocare in questo... secondo, terzo quarto di gioco. In un'etta va a Mansueto per i tiri liberi, tanto continuano le proteste tra Amoruso e l'arbitro del Trani. Tanto nervosismo, c'è un cambio intanto. Anzi, doppio cambio. Escono Amoruso e Savino. Entrano Tiani e Martinelli. Intanto in lunetta ci va Massimo Mansueto. Il tiro libero Massimo Mansueto, ci sarà un altro tiro libero per il tecnico fischiato alla panchina del basket Trani, sbaglia il secondo Massimo Mansueto, accorcia la technical, possesso e rimessa da fondo adesso per il basket Trani per il fallo commesso proprio dal numero 15 della technical. 44-41 per i padroni di casa, rimessa affidata alle mani di Di Donna. Palla per Tiani che attacca sul fondo, la gira fuori di nuovo per Pellegrino, palla per Di Donna, la palla arriva sotto, Marolla fa un'ottima ripiegatura difensiva e c'è il rimbalzo di Mansueto, palla nelle mani di Sottile che attacca coast to coast e c'è un fallo netto di Tiani. Andrea Lunetta per due tiri liberi, il numero 13 della Technical.
Gianfranco Sottile, 5:25 in questo terzo quarto e meno 3, rientra Donato Francesco, esce Tiani per il suo quarto fallo in questo match. Anzi, rimessa da fondo per la tecnica, scusate, momenti concitati in questo match, rimessa battuta da Conforti, palla nelle mani di Massimo Mansueto, viene raddoppiato il numero 15 e possesso recuperato da Trani, palla nelle mani di Didonna, che spara dalla lunga, realizza il numero 88, riallunga più 6 il basket Trani, palla nelle mani di Semeraro che attacca, c'è un altro tecnico fischiato al Trani al numero 69, un tiro libero per la Technical Sport che avrà anche il possesso del pallone. Il lunetto è il numero 15 della Technical, realizza il tiro libero, accorcia 5 lunghezze la Technical, 5-2 da giocare in questo terzo quarto, 47-42 per i padroni di casa, palla nelle mani di Sottile che batte la rimessa in punta, c'è Semeraro che sfrutta il doppio blocco, la gira e c'è un fallo fischiato al numero 51, Tiani Francesco e due tiri liberi per la Technical. C'è un cambio, rientra Savino, esce Pellegrino. Due tiri liberi per Semeraro che può approfittare del bonus di falli speso dall'Avistrani. Sbaglia il primo, il numero 5 della Technical. Sbaglia anche il secondo, il rimbalzo viene conquistato da Trani. C'è un altro fallo tecnico fischiato al Trani ed è il numero 28 Martinelli, un altro tiro libero per la Technical nelle mani di Massimo Mansueto che realizza, riaccorcia ancora la Technical, un punticino alla volta, 47-43, rimessa a lato, in favore dell'Avistrani, rimessa battuta da Didonna che riprende il possesso del pallone. Palleggio insistito nel numero 88 che si arresta, fa saltare Conforti e realizza da tre ancora. Riallunga Trani, 50-43, 5:33 da giocare, Conforti. Palla sotto per Morolla che serve Mansueto, riserve Sottile, a licenza da tre, realizza il numero 13 della Technical dalla lunga e meno 4. Resta a contatto la Technical di Donna. Donato per di Donna ancora. E attacca il numero 88. La gira fuori per Martinelli. Donato per Savino. Appena rientrato in campo. La rigira fuori per Donato dalla lunga. Primo ferro. C'è il rimbalzo di Sottile. Riparte Sottile il contropiede. La gira per Morolla che da solo realizza il numero 11 ed è meno 2, 4:42 da giocare, si è riaccesa la partita con la Technical di Donna, c'è un fallo intanto di Massimo Mansueto, rimessa, c'è un cambio, esce Massimo Mansueto, rientra Piero Bulfaro e c'è la rimessa da fondo affidata al Trani. Di Donna si carica della rimessa, palla girata fuori per Donato, pressato e la palla arriva in angolo,
di nuovo per Di Donna, c'è un fallo di Conforti e c'è rimessa laterale in favore del Trani. Mattatore Di Donna per i padroni di casa in questo terzo quarto, sta realizzando l'impossibile dalla lunga. Rimessa intanto per Trani, Tiani per Donato che attacca Morolla sul fondo, la rigira per Savino sotto le plance, c'è un raddoppio, Martinelli è solo, sbaglia, Savino conquista il rimbalzo ma c'è un fallo del numero 16 Piero Bulfaro. Sono in arrivo due tiri liberi per la Technical, per la Vistrani. In lunetta ci va il numero 69 Savino. Realizza il primo tentativo il numero 69 del Trani. Realizza anche il secondo ed è nuovo più 4 Trani, 52-48, 4-18 da giocare in questo terzo quarto. Conforti sfrutta il blocco di Bulfaro, appoggia Semeraro, sfrutta il blocco di Bulfaro, ancora palla nelle mani di Conforti, prova il gioco a due con Morolla, palla sul fondo, girata fuori per Semeraro che spara dalla lunga, c'è un fallo sul tiro da tre di Tiani. Altri tre tiri liberi in arrivo per la Technical, affidati al numero 5 Andrea Semeraro. C'è un time out chiesto da coach Amoruso del Trani, 3:59, è un terzo quarto infinito, 52 Trani, 48 Technical, 50 secondi e ripartiamo. Terminato il minuto di sospensione qui al tenso statico di Trani, si ripartirà con i tre tiri liberi affidati ad Andrea Semeraro, Technical che sta provando in tutti i modi a rientrare in questo match e sta approfittando anche del tanto nervosismo presente in casa Avistrani. Tanti viaggi lunetta hanno permesso di restare a contatto di un match intenso, aggressivo, degno di una quinta giornata valida per l'accesso alla Serie D. Il lunetta Semeraro sbaglia il primo, realizza il secondo, sbaglia il terzo, restano tre punti di vantaggio del Trani, palla nelle mani di Di Donna. Il rimbalzo conquistato dal Trani, riparte subito, palla nelle mani di Tiani che attacca, fa fallo Piero Bulfaro sul fondo, sul numero 51 del Trani, viaggio in lunetta anche per lui, c'è un cambio, esce Donato Francesco per l'Avistrani, rientra capitano Andrea Amoruso per, sempre per i padroni di casa, in lunetta Tiani Francesco. Realizza il tiro libero, il primo dei due a propria disposizione. 2-2 per il numero 51, più 5 per i padroni di casa. Semeraro adesso dirige lui le operazioni d'attacco della Technical. Si sposta in punta, riceve Sottile, palla per Morolla. Ripalla, rigira la palla per Sottile che prova a riattaccare, sfrutta il blocco di Morolla, la palla prova ad arrivare sotto ma c'è la palla rubata da Savino, Di Donna. La rigira sull'altro lato, il Trani riprova a rigirarla su per Di Donna, sfrutta il blocco, non c'è soluzione, Tiani, la palla arriva sotto per Martinelli, Savino da sotto sbaglia, la rigira fuori per Amoruso.
per Savino. Di nuovo Martinelli dalla lunga, primo ferro non va, contropiede tecnico con Conforti che va fino in fondo, la scarica per Semeraro, area intasata, non riesce Piero Bulfaro, prova a recuperare il pallone, spende un altro fallo il numero 16 della Technical, altro viaggio in lunetta per il basket Trani. Pronto il doppio cambio in casa Technical, escono Bulfaro e Semeraro, anzi Conforti, rientrano Ravioli e Leonardo Mansueto. In lunetta ci va Francesco Tiani, realizza il primo, il numero 51 del Trani. Realizza anche il secondo, 2.45 da giocare in questo terzo quarto, 56-49 per il basket Trani. Ravioli, il neo entrato, sfrutta il blocco di Mansueto. Ravioli trova Morolla, si arresta, sbaglia, ma c'è il rimbalzo. Semeraro, Ravioli dalla lunga, realizza il numero 8, un'altra tripla importante. E meno 4, adesso attacca subito Trani, Di Donna, Tiani, palla per Di Donna ancora, la rigira sull'altro lato, c'è una finta, prova a riattaccare, c'è il fallo di Morolla. Sul numero 14 del Trani, Amoruso che andrà in lunetta con due tiri liberi, c'è un nuovo cambio. Esce Tiani, rientra Amoruso Roberto, in lunetta adesso andrà Amoruso il capitano, realizza il primo, il capitano del Trani, sbaglia il secondo, c'è il rimbalzo di Savino che sbaglia il tap in facile, rimbalzo riconquistato da Andrea Amoruso, palla di nuovo sotto per Savino che si gira, sbaglia il semigancio, rimbalzo riconquistato dalla Technical che riparte il contropiede. Semeraro si arresta dalla media, sbaglia, c'è il rimbalzo di Leonardo Mansueto. Ci sono due tiri liberi per la Technical Sport Massafra affidati a Leonardo Mansueto. Sbaglia il tiro libero Leonardo Mansueto. Sbaglia anche il secondo, ma c'è il rimbalzo di Sottile. Riciclato il cronometro dell'attacco. Morolla va fino in fondo. Subisce un fallo del numero 69 Savino. Andrà a lui adesso con due tiri liberi. Non riesce a realizzare per il momento su azione la Technical. C'è un cambio. Esce Andrea Semeraro. Rientra Fabrizio Delle Noci. Dà un po' di fiato al numero 5. E in lunetta ci va il top scorer della Technical di questa stagione, Alessandro Morolla. Per due tiri liberi. Sbaglia il tiro libero numero 11 Morolla. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo conquistato da Savino. Palla nelle mani di Di Donna. Restano 5 punti di vantaggio, 1.30 da giocare, 57 che attacca, 52 chi difende. Martinelli per Savino che riceve lontano da canestro, spende il fallo sottile. Andrei Lunetta il numero 69 del basket Trani. Vera spina nel fianco della difesa della Technical in questo momento. Realizza il tiro, il primo tiro libero Savino. Fa 2 su 2 il numero 69, ritornano 7 le lunghezze di vantaggio. Ravioli per Delle Noci. La gira per Delle Noci che prova ad attaccare Amoruso, lo scarico fuori per Leonardo Mansueto, prova dalla lunga, non va, c'è il rimbalzo di Paolo Ravioli.
meno 5, 54-59, ultimo minuto in arrivo. Subito attacca Trani, Amoruso dalla lunga, realizza il numero 4, riallunga più 8, 62-54 Ravioli. Si sposta sul lato sinistro, la palla viene girata per Delle Noci, palla per Sottile e c'è un fallo netto da parte del numero 14 Andrea Amoruso, due tiri liberi per Sottile. Realizza il primo tiro libero, il numero 13 della Technical. Sbaglia il secondo, ma c'è il rimbalzo di Leonardo Mansueto, importantissimo, Sottile da tre. Sbaglia, secondo ferro, un altro rimbalzo per Leonardo Mansueto, che si guadagna un altro viaggio in lunetta. C'è un altro fallo e due tiri liberi a disposizione del numero 26. Cambio tra le file del Trani. Rientra il numero 51 Tiani Francesco, esce il numero 4 Roberto Amoruso. 30 secondi rimasti in questo terzo quarto, due tentativi per Leonardo Mansueto dalla lunetta. Sbaglia il primo tiro libero, tanti errori dalla lunetta in questo match per la Technical. Prova il secondo Leonardo Mansueto, sbaglia anche questo. C'è un fallo e il fallo è di Alessandro Morolla al rimbalzo. Altri due tiri liberi per Trani, affidati a Savino. Realizza il primo Savino. Realizza anche il secondo, 64-55, 27 secondi da giocare in questo terzo quarto. Ravioli si sposta per Delle Noci, che prova ad attaccare, viene raddoppiato, fa un gran gioco di prestigio, realizza da sotto, riaccorcia, 57-64, ultima probabilmente azione di questo terzo quarto di Donna. C'è un fallo ancora, e il fallo del numero 9 Delle Noci, altri due tiri liberi nelle mani di Didonna. Realizza il numero 88 del basket Trani. Realizza anche il secondo. Palla nelle mani di Ravioli, 3 secondi rimasti, prova Sottile a tirare da 3, primo ferro, non va, finisce qui il terzo quarto di gioco, riallunga Trani sul punteggio e 66-57 alla fine del terzo parziale, ultima mini pausa e poi ultimo quarto di gioco qui al terzo statico di via Francia a Trani. Terminata l'ultima pausa di gioco qui al terzo statico di via Francia a Trani, 66-57 dopo i primi tre quarti di gioco, mancano gli ultimi 10 minuti per decretare il vincitore di questa sfida. Match importantissimo per le sorti della Technical Sport Massafra, che in caso di vittoria si qualificherebbe automaticamente in Serie D. Rimessa affidata a Semeraro e riparte subito il gioco. La palla nelle mani di Sottile, Ravioli. Appoggia per Sottile. Prova il gioco a due con Morolla. C'è un fallo fischiato a Savino. Sottile si guadagna un altro viaggio in lunetta. Sottile sbaglia il primo tentativo dalla lunetta. Realizza il secondo,
Sono adesso 8 i punti di distacco fra le due compagini, 9.40, 66 chi attacca, 58 chi difende. Di Donna sfrutta il doppio blocco, c'è il fallo di Delle Noci. È rimessa laterale in favore della Vistrani. Di Donna riceve la rimessa laterale, sfrutta il blocco di Martinelli. Palla lunga per Savino, lontano da canestro. Prova ad attaccare il numero 69, arriva fino in fondo e sbaglia. Rimbalzo di Marolla, contropiede, affidato a Semeraro, a tutta velocità, va fino in fondo il numero 5. Realizza il numero 5, meno 6 technical di Donna. Savino. Martinelli dalla lunghissima distanza, è un airball, possesso perso da Trani e palla recuperata dalla technical. Ravioli batte la rimessa, Sottile restituisce il pallone al playmaker numero 8 della technical, gira subito per Sottile. Sottile attacca, va fino in fondo Delle Noci, non riesce a realizzare, c'è un fallo sul palleggio del numero 51 Tiani e rimessa laterale in favore della technical. Palla di Sottile affidata a Semeraro, sfrutta il gioco a due con Marolla, subito la palla girata fuori per Sottile, prova ad attaccare il fondo, viene fermato da Savino, si gira sul fondo, lo scarico in angolo per Delle Noci dalla lunga, secondo ferro, rimbalzo difensivo del Trani di Martinelli, palla nelle mani di Donna. Sul lato sinistro prova ad attaccare, sfrutta il blocco, c'è un fallo probabilmente in attacco ma il possesso viene recuperato, contropiede technical, Marolla prova ad attaccare il cost to cost, la palla è per Semeraro che prova a riattaccare, si arresta e segna, riaccorcia la technical, 8 da giocare, 66-62 di Donna. Palla girata in angolo, Savino, c'è un altro fallo fischiato alla technical, credo sia di Delle Noci, infatti è così, fallo fischiato al numero 9 della technical ed è il quinto fallo di Fabrizio Delle Noci che è costretto ad uscire dal campo. Rientra dunque Alfredo Conforti, 7.47, sono diventati 4 i punti di vantaggio del Trani, 66-62 di Donna. Tiani va fino in fondo, fallo e canestro realizzato dal numero 51 del Trani. Fallo, credo sia del numero 5 Semeraro, infatti è così. Ci sarà il tiro libero aggiuntivo per il numero 51, 68-62 adesso, in favore dei padroni di casa. Cambio, esce Di Donna, rientra Amoruso. Tra le file dei padroni di casa, adesso Tiani ha il tiro libero aggiuntivo per un potenziale gioco da 3 punti. Realizza il numero 51, 69-62, riallunga più 7 Trani, Ravioli allarga subito per Conforti che prova ad attaccare, viene chiuso e raddoppiato in angolo, Sottile prova ad attaccare il centro ma si ferma, palla nelle mani di Conforti, ha un'autostrada, scivola la palla dalle mani di Marolla, palla recuperata da Trani, Roberto Amoruso. La palla viene girata in angolo per Tiani, Savino, Tiani, la palla sotto per Savino, prova il raddoppio, semigancio a segno del numero 69 e 71-62, 7 minuti da giocare o poco più, Ravioli sfrutta il blocco di Sottile, prova il doppio blocco per Semeraro, sfrutta il blocco di Sottile, prova a completare il gioco a due, la palla viene riallargata per Sottile che sfrutta il blocco di Marolla, la palla arriva sotto, c'è un fallo
sul numero 11 della Technical. È rimessa a fondo per la Technical, quinto fallo per Roberto Amoruso, che anche lui è costretto a uscire anzitempo dalla partita. Rientra in campo Di Donna tra le file del Trani. Ravioli prova dalla lunga, è un airball, rimbalzo del Trani. Contiani che porta a palla sul cubo del cambio, intanto per la Technical ci va Mansueto, palla persa da Trani e cambio immediato. Esce Paolino Ravioli, rientra Massimo Mansueto. 6:34 ed è 71-62 Trani. Conforti per Semeraro, gira per Sottile, la palla arriva per Massimo Mansueto, la palla girata sotto per Morolla, semigancio a destro, realizza il numero 11, meno 7 Technical, 71-64, Di Donna sul lato a destro, appoggia Tiani, la palla è girata fuori per Amoruso Andrea, ancora Tiani, prova dalla media Trani, c'è il rimbalzo di Semeraro, riparte il contropiede la Technical, c'è il fallo di Di Donna, fallo di ostruzione del numero 88 del Trani, è rimessa laterale, rientra Tiani Pasquale. Tra le fila del Trani, rimessa affidata a Sottile che attacca benissimo il centro, appoggia Morolla che sbaglia da sotto, il rimbalzo premia Trani. 5:45 da giocare in quest'ultimo quarto, Di Donna. Attacca Conforti, viene fermato, raddoppiato Tiani, extra pass in angolo per Tiani Francesco che prova ad attaccare il fondo, la palla arriva sotto, rimbalzo recuperato dalla Technical, spinge Semeraro in slalom, la palla in retroschiena per Morolla, di nuovo per Semeraro, c'è un fallo, è tecnico fischiato al numero 15, ci saranno tre tiri liberi per la Technical in questo momento. Preziosissimo questo fallo conquistato da Semeraro. Intanto viene espulso il coach del basket Trani per un doppio fallo tecnico. Amoruso, Mansueto intanto sbaglia il libero del possibile 71-65 dalla lunetta Semeraro per i due tiri liberi conquistati sul fallo in precedenza a Tiani Pasquale. Realizza il primo, il numero 5. Sbaglia il secondo, ma il rimbalzo viene riconquistato dalla Technical, errore di Donato Francesco. 71-65, 5:15 da giocare in quest'ultimo quarto, rimessa da fondo nelle mani di Conforti, riceve Semeraro, si allarga sul lato destro, prova ad attaccare, c'è un raddoppio sul pick and roll, palla per Mansueto che non viene fermato fallosamente, rimbalzo di Tiani, c'è il contropiede affidato a Savino, palla recuperata dalla Technical con Conforti che va fino in fondo, è meno 4, 71-67, 4:47 da giocare, Di Donna
prova a sparare dalla lunga al numero 88 e primo ferro, rimbalzo, palla che viene recuperata da Morolla, contropiede technical, Semeraro uno contro uno con Di Donna, subisce il fallo, non ci sarà il tiro, ma la technical è in bonus e credo che per il numero 69 sia il quinto fallo. Time out chiesto da Trani, 4:27, un minuto di sospensione, ripartiamo subito. 71 Trani, 67 technical Massafra. Terminato il minuto di sospensione chiesto da Lavistrani, Sandra e Lunetta con due tiri liberi affidati a Semeraro. Realizza il primo numero 5, accorcia tre lunghezze la technical. Sbaglia il secondo, c'è il rimbalzo di Donato Francesco, palla nelle mani di Di Donna. Ogni possesso conta da ora in avanti, sfrutta il doppio blocco, prova ad attaccare, il numero 88 viene triplicato, palla nelle mani di Amoruso dalla lunga, è un airball, rimessa a fondo technical. C'è un cambio, esce Amoruso, entra Todisco tra le fila del Trani. Conforti si carica della rimessa, appoggia Semeraro, 4 e 7 da giocare, 71 che attacca, chi difende, 68 che attacca, Semeraro va fino in fondo, è il meno 1, 70-71 Di Donna, subito in attacco il Trani, Di Donna viene raddoppiato, palla per Donato, la gira fuori per Savino, di nuovo per Di Donna, riprova a riattaccare e solo Todisco dalla lunga, sbaglia il rimbalzo e della technical, 3:29, 71-70, batte Conforti per Semeraro. Semeraro sciupa il pallone, il fallo è del numero 51 della Vistrani, Francesco Tiani. Semeraro andrà in lunetta con due tiri liberi. Realizza il primo, andrà Semeraro, e il canestro del pari. Realizza il secondo, technical che torna in vantaggio, 72-71 Di Donna. Sfrutta il doppio blocco, ormai il gioco classico del Trani. Palla per Todisco che attacca fino in fondo, secondo ferro, rimbalzo di Semeraro, contropiede del numero 5. Prova ad attaccare, la palla per Morolla, semigazzata sull'assedio! Più 3 technical, 3 minuti da giocare, 74-71 Di Donna. Palla per Todisco, va fino in fondo, sbaglia, rimbalzo offensivo, sbaglia ancora, rimbalzo di Morolla,
Conforti, ma il contropiede, sono saltati tutti gli schemi. Sottile la finta, palleggio, arresto, tiro dalla media, non va, rimbalzo di Mansueto, fa ragionare in angolo, sbaglia per il numero 15, palla recuperata da Todisco, non c'è un attimo di pausa, è il fallo di Conforti. E c'è rimessa laterale in favore del Trani, c'è un cambio tra le fila della compagine di casa. Intanto c'è un conciliabolo fra il tecnico della Technical Polucci e qualche giocatore dell'Avistrani. Esce Todisco, rientra Amoruso tra le fila del Trani, rimessa laterale affidata a Tiani Francesco. Amoruso per Di Donna, spara senza coscienza da tre, sbaglia. Semeraro recupera la palla, cost to cost, la palla è per Morolla, schiacciato dentro per Conforti, una fitta e sono altri due tiri liberi per la Technical. 2-12 da giocare. C'è un altro cambio, esce Amoruso, entra Martinelli, sono saltati completamente gli schemi in questo match, ormai è soltanto una guerra di nervi. Due tiri per Conforti, realizza il primo, il numero 4 nella Technical. Realizza anche il secondo, 76-71, time out Trani, 2-11 da giocare, è incandescente il terzo statico di Trani, un minuto e ripartiamo. Terminato il minuto di sospensione chiesto dalla panchina del Trani, non si riesce a respirare qui, ve lo posso assicurare, è incandescente qui il clima. Rimessa da fondo affidata a Donato Francesco del Trani, palla nelle mani di Di Donna adesso sul lato sinistro dell'attacco del Trani. Prova ad attaccare dalla media, sbaglia Martinelli, rovesciato, sbaglia, rimbalzo di Semeraro, accelera il contropiede numero 5, subisce il fallo del numero 1 Donato Francesco, altri due tiri liberi in arrivo per Semeraro. Sbaglia il primo, il numero 5 della Technical. Realizza il secondo, il numero 5. Sono 6 punti di vantaggio. 1,55. 71 chi attacca, 77 chi difende. Di Donna. Prova ad attaccare, sottile, sporca il palleggio di Di Donna. Savino, allontanato da canestro Di Donna. All'angolo,
prova a sparare Trani, non va, rimbalzo di Donato, va fino in fondo, realizza il Trani, è meno 4, 73-77, Sottile si ferma, appoggia a Conforti, gira per Mansueto, ha tanto spazio, prova da 3, secondo ferro, rimbalzo di Savino, prova a ripartire Trani, la palla affidata a Martinelli, Donato è solo, viene chiuso bene Martinelli di donna, prova da 3 il numero 88, secondo ferro, Semeraro riconquista il rimbalzo e la palla nelle mani della Technical, 1-7 da giocare, 77-73, pressione del Trani, palla che arriva a Sottile, supera tranquillamente la metà campo, palla girata a Mansueto, ha tanto spazio, finta, aspetta, prova ad andare sul fondo, lo scarico è per Conforti, prova a giocare con Marolla, Conforti va fino in fondo, in rovesciata, primo ferro non va, rimbalzo di Savino, palla recuperata da Mansueto, è una palla importantissima, Conforti, 39 secondi da giocare, Sottile, la gira per Semeraro, Marolla, c'è il fallo di Savino, altri due tiri liberi per la Technical. Marolla realizza il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, ma c'è il rimbalzo di Sottile, recupera un pallone importantissimo Mansueto, palla sporcata da Martinelli, rimessa laterale, 24 secondi, 79-73, c'è un cambio, esce Marolla, entra Paolo Ravioli, rimessa affidata a Conforti, la palla nelle mani di Mansueto, la rigira per Conforti, subisce il fallo di Tiani ed è un antisportivo, due tiri a possesso per la Technical e il quinto fallo, siamo vicini al traguardo, siamo davvero vicini al traguardo, due tiri più possesso. Realizza il primo Conforti. Sbaglia il secondo. C'è un cambio. Esce Massimo Mansueto. Entra e debutta in questi playoff col numero 6, Giuseppe Galgano. È già partita qui la festa intanto. Sono 6 punti di vantaggio. 21-7 da giocare in questo finale, incandescente a Trani, Semeraro per Conforti, Ravioli, è partita la festa qui a Trani, serviva solo un risultato ed era quello che è stato ottenuto alla fine, in una partita sudata, veramente sudata, dall'inizio alla fine. La Technical Sport Massafra è ufficialmente in Serie D! 5 vittorie su 5, un cammino devastante, una partita sofferta, una partita vinta col cuore, col carattere, con la grinta dei giorni migliori. Una Technical che fa l'11° successo consecutivo in trasferta, fra regular season e playoff, ed è una festa che può già cominciare. È un successo meritatissimo, sofferto, onore comunque a un basket Trani clamoroso che ha tenuto testa per 35 minuti alla compagine massafrese. Punteggio finale
e 73-79 per la Technical Sport Massafra, un punteggio che manda direttamente in Serie B la compagine di coach Polucci. È un successo meritato, ma comunque onore, onore al basket Trani, che ha combattuto uno scontro promozione con le unghie e con i denti, nonostante le tante, tante polemiche successe in questo match. Vi ricordiamo il finale dal terzo statico di Via Francia in Trani. Technical batte Avis Basket Trani 79-73. Da Luca Castellano è tutto, un saluto e arrivederci alla prossima.